facciamo un piccolo bilancio allora, siamo quasi alla conclusione. È stata un'opportunità per i cittadini, per le imprese, per le associazioni. Che ne pensa di questa iniziativa di quest'anno? Un'iniziativa, devo dire, che lancia un'idea di Fiera del Mare innovativa. In queste giornate abbiamo incontrato il mondo delle società sportive, il mondo delle imprese, l'università, la scuola. Ieri avevamo la sala gremitissima, 150 persone, molta gente era in piedi. Questa idea condivisa col Comune di Taranto di mettere all'interno di un unico ambiente una filiera perfetta, un microcosmo che partiva dalla scuola, proseguiva con l'università e terminava col mondo delle imprese, per sentirsi un'unica comunità, perché a volte uno dei problemi dei nostri giovani è quello di immaginare un futuro fuori dalla città. Ieri ci siamo detti che invece è possibile un futuro a Taranto, che esistono le professionalità sia a livello di scuola, di università e di aziende. È stato molto interessante ieri vedere delle aziende che proponevano dei posti di lavoro a favore dei giovani che erano presenti, quindi, ma non una proposta, come ho detto ieri, di un giorno, una proposta consolidata. Questo è il valore di incontri come questi, no? Perché non sempre si riesce a stare tutti insieme, quelli che poi devono determinare il cambiamento. Ieri c'era l'amministrazione comunale, la scuola, l'università e le imprese, quindi grande soddisfazione. Oggi parleremo di talento, Taranto 25 è impegnata nella ricerca del talento e oggi ne daremo una dimostrazione. Grazie Presidente, grazie. Grazie. L'amministrazione comunale presente, l'assessore Fabrizio Manzulli, vice sindaco, c'è questa soddisfazione, nonostante l'inclemenza del tempo in qualche momento, di una grande partecipazione popolare. C'è attenzione quindi anche da parte della gente verso la cosiddetta blue economy? C'è tanta energia soprattutto, ieri è stata una giornata davvero straordinaria, infatti anche nel mio intervento ho dichiarato Taranto è la città dove l'impossibile diventa possibile, in senso negativo e in senso positivo, e oggi dobbiamo raccogliere questa energia sprigionata ieri da questo fatto di stare tutti insieme e tutti con un'unica visione, che è quella che poi da tempo, diciamo, ha definito anche il nostro sindaco, mettendo al centro di tutto il progetto di sviluppo, di crescita, di diversificazione, è proprio quell'elemento che è l'elemento di maggiore valore, il mare nella sua interezza, e grazie anche allo strumento dell'innovazione tecnologica, e voi sapete che stiamo lavorando anche sul distretto dell'innovazione che vedrà la luce, insomma, entro la fine del 2023, con oltre 100 aziende provenienti da tutto il mondo, le start-up dedicate al mare e alla blue economy, che ripresenteremo a breve, ci sarà una seconda call a marzo e ulteriori investimenti con sostegno anche da parte dell'amministrazione. La cosa davvero bella di ieri era questo fatto di avere insieme le università, le scuole, gli ITS, le istituzioni, la Marina Militare, che la quale non smetterò mai di ringraziare per questa apertura dell'arsenale, questo ritorno della città all'interno dell'arsenale che diventa protagonista, e ci saranno ancora tante sorprese. Insieme all'ammiraglio De Candia stiamo progettando anche altre iniziative, quindi non possiamo che essere soddisfatti di questa edizione 2022 e faremo anche meglio nei prossimi anni.